siamo in un ambiente bucolico, ancora a Monza, a Villa Brugola, via Giacomo Leopardi 21, sede monzese dello studio associato MSC, commercialisti e consulenti del lavoro. Non hai la maglietta targata Epiconomia, caro Attilio, Attilio Sartori, ciao. Ciao Carlo, ciao. Sì. Studio, tu mi stavi per chiedere con un uffici A, vedi che ormai sono espertissimo, quindi con uffici A, Treviso, Padova e Monza. Poi oggi siamo in una giornata meravigliosa, dopo un tempo brutto che ci ha accompagnato per un po', finalmente c'è il sole. Ma il sole per le aziende c'è? Ma. Allora, e noi cerchiamo di accendere il sole, cerchiamo di accendere il sole perché l'argomento di oggi è il finanziamento per le imprese. Esattamente, che sarebbe esattamente il sole per le imprese da sto punto di vista. Se arriva un po' di denaro magari, tal secumalè. Proprio. Allora, è normale che qualsiasi progetto di un'impresa, può essere anche il più bello del mondo, incontrerà sempre il collo di bottiglia rappresentato dal finanziamento. Quindi nell'elaborazione di un progetto, qualsiasi impresa deve stendere il suo business plan e fermarsi attentamente a riflettere sulla voce finanziabilità del progetto. E quando si parla di finanziabilità del progetto, si entra all'interno di un mondo variegato e pieno di, diciamo, specialistico, con delle problematiche ma con anche delle belle opportunità. Attilio, di che opportunità stiamo parlando per le imprese? Ma in realtà, senza voler entrare nel dettaglio, nello specifico, stiamo parlando di tre linee di agevolazioni creditizie cui le imprese possono aderire. Una è, diciamo, che fa capo al sistema bancario ordinario, una che fa capo alla finanza agevolata, una che fa capo alla finanza strutturata. Abbiamo la possibilità di accedere al credito bancario, naturalmente sostenuto da tutti quanti quegli strumenti che lo Stato mette, diciamo, pone a sostegno del sistema bancario che a sua volta finanzia le imprese. Ti parlo del Medio Credito Centrale, ti parlo di SACE, SIMEST, quindi sono banche dello Stato che intervengono in favore delle banche, a volte anche direttamente, a dir la verità, le quali a loro volta finanziano le imprese. Oppure entriamo nel mondo della finanza agevolata, oppure nel mondo della finanza strutturata. E qui può intervenire ovviamente lo studio MSC, non solo. Ti ringrazio. Sì, in effetti lo studio naturalmente si occupa e si impegna su tutte le linee di finanziabilità di un progetto, di un'impresa, che può essere di sviluppo, di riorganizzazione, di rilancio, un progetto startup. Vorrei dire che in questo periodo di particolare rilevanza, hanno particolare rilevanza quelle linee di finanziamento che possiamo ricondurre sotto la voce finanza agevolata. Senti, in ultima analisi, tu che cosa consigli ad un'azienda? Intanto di guardarsi dentro, ma poi di muoversi. Certo, allora il guardarsi dentro, hai perfettamente ragione, è il punto di partenza, perché ci deve essere un progetto, ci deve essere la voglia di perseguirlo, ci deve essere uno staff, un organico che condivida questo progetto, quindi l'analisi va fatta a 360 gradi e poi bisogna approcciare gli strumenti. E parlando di finanza agevolata, proprio molto semplicemente ti dico che quando noi parliamo di finanza agevolata, noi parliamo di finanziamenti che derivano dai bandi, quindi i bandi possono essere di derivazione europea, di derivazione statale, di derivazione regionale, di derivazione camerale. Mi preme dire due cose. Intanto che attorno a noi ronzano come dei mosconi praticamente 500 bandi continuamente, cioè in questo momento ci sono 500 bandi aperti tra, se mi permetti, molti dei quali rimangono inevasi spesso. Assolutamente, perché non se ne sa neanche che non si sa dell'esistenza. Allora, diciamo che la prima preoccupazione che ha un imprenditore è quella di, e questo è un altro aspetto fondamentale, avvalersi di specialisti, perché è un'attività fortemente specialistica, per, voglio dire, all'interno di questi 500 bandi individuare quelli che sono
più utili per lei e per l'azienda, quelli che sono più facili da perseguire, i più profittevoli, quelli che, per i quali vale veramente la pena di impegnarsi, perché dentro questi 500 alla fine potranno essere 5 quelli che ti interessano. Ma se ti presenti bene, correttamente, nella maniera migliore, con efficacia, guarda che la probabilità di successo rispetto ad una opzione di questo tipo è altissima. Beh, diciamo che nelle aziende il problema di reperire fondi, liquidità è importante. Sappiamo anche che ci sono tantissimi bandi europei che rimangono inevasi. L'Italia tra l'altro riesce a prenderne veramente pochi, quindi l'invito per questa nostra puntata di Italianità è quello: attenzione, i bandi esistono, ce ne sono tanti, le persone che possono darvi una mano ci sono, qui abbiamo il nostro Attilio, e ovviamente dovete puntare a essere finanziabili e oltretutto partecipate ai bandi, dico bene? Assolutamente sì. E fatevi aiutare. Indispensabile, se no alla fine uno rimane deluso rispetto ad un'opportunità che invece deve generare soltanto soddisfazione. Grazie e a tutti coloro che sono arrivati come al solito ad ascoltarci fino a questo minuto. Alla prossima!